Buonasera a tutti, grazie della presenza e della ricca, fin troppo ricca, ahimè, affluenza. Mi spiace che abbiamo qualche piccolo problema dal punto di vista dell'accoglienza, ma sono felice invece di avere così tante persone qui presenti, perché è un ulteriore segno del fatto che intorno a Milano negli ultimi anni, e alla storia di Milano comunque, è aumentata la curiosità, la voglia di sapere dove viviamo e dove ci muoviamo. Allora, il titolo di questo nostro secondo incontro è Verso e in Piazza della Scala. Io, come al solito, procedo segmentando, sezionando il sestiere, è come mia appunto abitudine, camminando insieme a voi, perché facciamo effettivamente una passeggiata, anche se siamo tutti seduti, una passeggiata per le vie della nostra città. Allora, qualche giorno fa, per l'esattezza era il 29 di ottobre, è comparso sulle pagine della cronaca di Milano del Corriere della Sera, per questa rubrica che si chiama Le strade di Milano, un articolo dedicato a Via Santa Margherita. Ora io leggo tutto, ma figuriamoci se non leggo uno che riguarda Via Santa Margherita, dovendo fare io una conferenza legata a questa via. La via appunto che, iniziando, come vi ho detto la volta scorsa, dalla porta omonima in Piazza dei Mercanti, costituiva e costituisce tuttora la parte iniziale dell'asse principale del sestiere di Porta Nuova, che, ripeto, terminava, perché il sestiere ormai non esiste più come divisione territoriale, esattamente agli arconi di Porta Nuova, che sono in Piazza Cavour. Noi oggi siamo abituati a pensare a Porta Nuova invece come alla zona dei grattacieli, dove c'è il corso di Porta Nuova, ma il corso di Porta Nuova che noi conosciamo è un'invenzione molto posteriore, molto recente anche. Allora, il titolo dell'articolo che stava sulla prima pagina di questo inserto della cronaca di Milano era La contrada dei libri, e già qua mi sono venuti i fumi. La contrada dei libri oggi è delle banche. Dalle passeggiate di Manzoni tra tipografi e stampatori ai nuovi palazzi del credito. Poi all'interno dell'inserto il titolo suonava come l'ex contrada dei librai, capite perché già mi sono venuti i fumi, presidiata dalle banche. Poi raccontava di una passeggiata di Manzoni da casa sua, che sta in via Morone, quindi da tutt'altra parte in fondo, fino a questa zona. Allora, chiusa questo aspetto qui, a parte appunto qualche errore di stampa, di stumpa, l'articolo propone una lettura che è decisamente incompleta della storia di questa contrada, che ben prima di essere la contrada dei libri, ma voleva dire dei librai, era stata occupata, guarda caso, da conventi e chiese che sono stati poi trasformati in palazzi pubblici e privati e c'erano alberghi. Oggi vi si affacciano, se voi fate il pezzetto di Via Santa Margherita, non solo banche, perché è vero che ci sono le banche, sì, ma ci sono anche due pregiate pasticcerie, nonché gelaterie, ci sono dei bar, c'è Michael Kors, che mi sembra che sia una cosa di moda, cioè una firma, e alla fine di Via Santa Margherita ce n'è un'altra di firma importante che poi vedremo, che è quella col levriero. Per il momento non faccio pubblicità, ma tanto la devo fare dopo, quindi non c'è problema. Allora, la via Santa Margherita va da Piazza dei Mercanti a via Fido Drammatici, Piazza della Scala, e ha mantenuto immutato il suo percorso, che è quasi rettilineo in realtà, anche se dopo il 1863, ovvero dopo l'Unità d'Italia e in occasione delle grandi trasformazioni del centro di Milano, è stata raddoppiata di lunghezza. La contrada
che ora si chiama via, perché le contrade non esistono più, prese il nome da un monastero di monache benedettine, preesistente, ovviamente, era detto del Gisone o del Ghisone, probabilmente dal nome del fondatore, che l'aveva, e di questo convento c'è memoria storica fino dal 912, quindi prima dell'anno 1000. Questo convento a metà del XIII secolo viene dedicato a Santa Margherita da Cortona, che era una bellissima, nonché peccatrice, che poi si è convertita, è diventata francescana, ha fondato la Congregazione delle Poverelle, è diventata la protettrice delle prostitute pentite. Quella chiesa di Santa Margherita venne arricchita di dipinti nel 500 e nel 600, e nella prima vera guida di Milano, che è quella di Carlo Torre, che si chiama Il ritratto di Milano, di cui ho già parlato altre volte, vengono citate le opere contenute in questa chiesa, e tra l'altro in questo monastero, in questa chiesa in modo particolare, e dice che il monastero non mancava di comode abitazioni, cortili, portici, dormitori e giardini per alleggerire l'asprezza di una continua residenza. Quindi era un qualcosa di molto grosso, significativo e importante. Nel 1781 Giuseppe II soppresse il convento, e su questo sito venne costruito o prese posto la direzione della polizia austro-ungarica, con annesse prigioni, quelle in cui furono trattenuti i nostri patrioti, tra cui Silvio Pellico. A Milano le vie sono collocate in luoghi che hanno una logica. Silvio Pellico è la via che c'è dietro via Santa Margherita. Ricordatevelo, è un elemento importante per capire Milano. Poi il palazzo venne abbattuto, venne costruito un altro palazzo, che venne ridemolito nel 1925, e dovrebbe essere il sito intorno al quale nel 1930 è stato edificato questo palazzo, che è il palazzo del Banco di Sicilia. Siamo al numero 12 oggi di via Santa Margherita. È un sito che ha tra l'altro una forma strana, una forma angolare, o meglio il palazzo ha una forma angolare. Il Banco di Sicilia, con sede quindi a Palermo, aveva acquistato nel 1923 un palazzo in via Santa Margherita, e dopo aver tentato di venderlo senza successo, decise di demolirlo e di costruirne uno nuovo, da destinare in parte ad uffici e in parte propri, e in parte da dare in affitto per avere indietro dei soldi dall'investimento. E nel 1928 pubblicò un bando in cui richiedeva la redazione di un progetto per un edificio, e ti cito testualmente anche qui, di stile perfettamente italiano. Siamo nel 1930, si capisce cosa vuol dire. In linea quindi con la politica del governo, che avesse la maggiore altezza possibile e quindi massimamente sfruttabile. Risultò vincitore, anche se in seconda battuta, al primo concorso, diciamo che andò buco, un architetto o ingegnere, ma allora non c'era questa distinzione, che si chiama Carlo Polli, che morì nel 1931, quindi ebbe una carriera anche molto breve, si era formato a Monaco di Baviera, si era laureato a Milano nel 1920, si era occupato di monumenti antichi per la soprintendenza dell'Emilia Romagna, e quindi aveva imparato in qualche modo ad apprezzare il classicismo. Per questa opera architettonica intanto riesce a risolvere egregiamente il problema della pianta, che vedete che costruisce dei fabbricati che creano all'interno un cortile. Il prospetto principale del Banco di Sicilia comunque aderisce bene alle richieste del bando di concorso, perché Polli usa un linguaggio che è ispirato al classicismo, con dei rimandi al repertorio greco-romano. Adesso vi faccio vedere alcuni particolari. Queste colonne sono colonne doriche scanalate,
inquadrano delle aperture a serliana che sono con altre piccole, le chiamano bucature, queste finestrelle in alto, che e comunque è un edificio di una certa pomposità. La facciata poi è decorata da raffigurazioni scultoree, che direi che sono alto, basso rilievi, e questo è sempre da capire qual è la differenza precisa, di un genovese che si chiama Gigi Supino e che noi abbiamo già trovato in qualche altro palazzo degli anni 30, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, se non ricordo male. E comunque è un palazzo molto, a mio avviso, molto interessante e molto bello, che è stato riqualificato qualche anno fa da una delle tante società finanziarie e attualmente, almeno nelle vetrine al piano terra, c'è la sigla della Banca Nazionale del Lavoro, BNL. Io credo che queste sculture siano tra le tante sculture interessanti degli autori degli anni 30 del Novecento che abbelliscono Milano e che nessuno però in qualche modo guarda. Con mio grande dispiacere, perché invece io sono molto affezionata a questo tipo di arte. Bene, allora, sul lato sinistro della contrada c'era un'altra chiesa, ovviamente, che era stata officiata dai Benedettini fin dall'870, anche in questo caso siamo ben prima dell'anno 1000, che era la chiesa di San Protaso ad Monacos. Questa è la strada, voi vedete, no? San Protaso, e quella lì era Santa Margherita con tutti il convento annesso. Allora, la chiesa di San Protaso ad Monacos, che non si sa bene a chi è dedicata, se a uno dei due martiri che stanno con Sant'Ambrogio nella cripta o se a un vescovo più tardo in realtà che aveva combattuto gli ariani, questa chiesa si chiamava anche San Protaso alla Rovere perché lì davanti c'era una grande quercia. Era una chiesa che sotto Carlo Borromeo, quindi intorno al 1578, venne ampliata, rifatta su progetto di Pellegrino Tibaldi. Viene descritta nelle diverse guide di Milano tra cui appunto il Torre e qualche altro studioso che racconta di Milano. Era un edificio interessante dal punto di vista architettonico, che tra l'altro presentava, adesso vi faccio vedere anche in questo caso, questa è la facciata di cui abbiamo una fotografia all'inizio degli anni, all'inizio del Novecento. Era una facciata in cui Fabio Mangone aveva aggiunto una cancellata in ferro. Fino al 1930 questa cancellata era ancora presente in loco. Ma tralasciando tutto il discorso sugli interni, che erano stati anche modificati negli anni a metà circa dell'Ottocento, quindi gli affreschi originari erano stati coperti da stucchi e da decorazioni successive, la chiesa venne demolita. Nel 1928-1930, chiesa che non aveva nessun problema neanche un po', ma venne demolita perché pecunia non olet, scusate, i soldi fanno sempre comodo a tutti, e il sito venne venduto ad una banca, la Banca Popolare di Novara, che rase al suolo questa chiesa, ma l'unica cosa che si salvò, bontà loro, fu la cancellata, e la cancellata noi la ritroviamo ancora in via Santa Valeria. In quell'epoca, era 1928, era podestà di Milano, perché i sindaci non c'erano più, un personaggio sicuramente importante che si chiamava, e che era un marchese tra l'altro, Giuseppe De Capitani d'Arzago, che aveva fatto costruire in via Santa Valeria, questa all'angolo con la via Luini, siamo zona cattolica, zona università cattolica, questa villa che ha un aspetto secentesco, da un architetto con un nome pomposissimo, Carlo Ottavio Marchetti di Montestrutto, non so se ha mai costruito qualcos'altro, ma almeno questa cosa qui è sua. Fece costruire questa villa, aveva un bellissimo giardino e dice: avanza una cancellata, già che ce la portiamo via e la mettiamo
Oggi, se voi passate in via Santa Valeria, c'è questa bellissima cancellata e lo vedete solamente in quest'angolino qua, c'è una lapide, una iscrizione che dice appunto che questa cancellata proviene dalla chiesa di San Protaso ad Monacos. Poi in realtà la via San Protaso, che è sempre lei, c'è ancora, è stata modificata, perché se voi ci passate oggi vedete questi edifici, non la vecchia costruzione della Banca Popolare di Novara, sono edifici sicuramente più moderni. Non sono sicura delle informazioni, quindi non ve le dico finché non le verifico. Comunque l'assetto della via è completamente diverso da quello che era un tempo. Bene. Nello slargo, nell'incrocio tra la via Santa Margherita, la via San Protaso e l'imbocco, oserei dire, della galleria, c'è appunto uno slargo in cui è collocato un monumento, uno dei tanti monumenti di cui Milano è ricchissima, che sono invisibili, nel senso non che non ci sono o che non si vedono, ma che non si guardano, perché è uno dei tanti monumenti che ha finito col diventare semplicemente il centro di un'aiuola spartitraffico terribilmente, oscenamente circondata da motorini e motorette e moto di tutti i generi. È un'aiuola, se voi ci passate, io tutte le volte mi arrabbio, anche perché vorrei fare le fotografie e non mi vengono molto bene con tutte le moto parcheggiate intorno. È una delle tante situazioni di statue, di monumenti di cui Milano è piena. Dopo l'Unità d'Italia, a Milano si è scatenata l'idea di costruire monumenti a ricordo dei personaggi che avevano fatto il Risorgimento e l'Unità d'Italia. È piena Milano. Ma io vi chiedo quanti ne avete guardato, non a quanti siete passati davanti, quanti ne avete guardati. Allora, questo è un monumento, tra l'altro commissionato dalla massoneria, quindi una potenza dal punto di vista culturale, economico a Milano, per celebrare appunto Carlo Cattaneo, che era stato uno dei membri del comitato che aveva gestito comunque le cinque giornate, che aveva trattato con Radetzky, un personaggio importante, oltre ad essere stato prima ancora un grande studioso, oltre che un uomo politico, è stato un grande studioso. E questo monumento è un monumento appunto al centro di un'aiuola, su un alto piedistallo, si vede questo Carlo Cattaneo appunto impettito in una mano un libro proprio a ricordare la sua capacità di studiare, e tutti intorno nel piedistallo ci sono dei bassorilievi, dei medaglioni che hanno tutti un significato allegorico, anche in questo caso, a parte uno che invece ha un significato storico. Allora, nel primo, quello in bronzo, ce ne sono due in bronzo e due medaglioni. Allora, il primo in bronzo raffigura proprio Cattaneo che sta litigando, diciamo così, con Radetzky, che sta rifiutando la proposta di armistizio che Radetzky aveva fatto per chiudere le cinque giornate di Milano. Di fianco c'è un medaglione che rappresenta invece il pensiero, l'aquila che vola, ed è il pensiero, così dicono. Poi c'è un altro medaglione dietro, che è invece l'allegoria della libertà, scusate medaglione, un altro bassorilievo che è l'allegoria della libertà, che è questo soggetto qua, e in più c'è la Sapienza, ovviamente con un libro, perché la Sapienza fino ai tempi di Cattaneo, se non altro, era legata alla carta e non certo né al telefonino né a internet. Ok, poco più avanti, ripeto, fateci caso a quanti monumenti ci sono per le strade di Milano in bronzo, tutti simili per certi versi, no? Come stile, che raffigurano personaggi di cui manco più sappiamo i nomi e di cui sicuramente non sappiamo più neppure cosa hanno fatto. Perché appunto chiedessimo a qualcuno per la strada
chi era e cosa ha fatto e perché è importante Carlo Cattaneo, vorrei capire quante risposte corrette ci sarebbero. Poco oltre c'è un palazzo che non ha niente di particolare dal punto di vista estetico, ma è un palazzo che ha un'importanza per la storia di Milano e per la storia di Milano recente molto, molto forte. Dunque, questo era l'Hotel Regina, un albergo di prima categoria dove scendevano i viaggiatori che arrivavano a Milano e che erano abbastanza danarosi da permettersi una residenza di lusso piuttosto che uno degli alberghi vicino alla stazione centrale che erano un po' meno bene. Questo Hotel Regina però è passato alla storia perché all'indomani dell'8 settembre del 1943 è stato requisito dall'SS ed è diventato in realtà il luogo di detenzione, diciamo così, di interrogatori, delle torture degli antifascisti che venivano arrestati. È un po' come la Villa Triste che c'è a San Siro. Allora, il comando appunto dell'SS si installò in questo Hotel Regina che da allora i milanesi avevano ribattezzato già Hotel Gestapo. Dopo la guerra, ovviamente, nessuno si è messo a riaprire l'albergo, l'Hotel Regina, perché troppo forte era il ricordo. E questo palazzo è stato, non ho capito bene cosa gli è successo, ma a un certo punto è stato acquisito da una società di assicurazione che è la Fondiaria, che l'ha restaurato e l'ha fatto diventare sede di uffici. Attualmente in realtà non ci sono uffici della Fondiaria, ma c'è niente po' di meno che la Bank of China. In questo palazzo è stata apposta già nel 2010 una lapide a ricordo di questi episodi di tortura degli antifascisti, antinazisti, ma nel 2022 la lapide, per cui in qualche fotografia trovate un testo differente, questa è quella che c'è adesso, la lapide è stata rimossa e modificata e vedete questa scritta: qui furono reclusi, torturati, assassinati, avviati ai campi di concentramento e di sterminio antifascisti, resistenti, ebrei, di cui il nazismo e il fascismo avevano deciso il sistematico annientamento. In questa lapide, che è quella appunto del 2022, viene in modo particolare sottolineato il ruolo di persecuzione, di torture fatte agli ebrei, che nella lapide precedente era un filino più sfumata come cosa. Quindi l'Hotel Regina di per sé, ripeto, dal punto di vista architettonico non ha caratteristiche così interessanti da farci pensare a chissà che cosa. Finiamo lungo la via Santa Margherita, poco prima di Piazza della Scala, con un altro ex albergo. Era l'Hotel Marino, che stava in Piazza San Fedele un tempo, che quindi guardava Palazzo Marino, che poi è diventato invece Hotel Marino e che è stato acquistato nel 1989 da Nicola Trussardi e inaugurato nel 1996. Ultimamente è stato ancora una volta risistemato, tra l'altro è un palazzo bellissimo anche perché ha l'affaccio su Piazza dei Filodrammatici. È stato molto recentemente, credo a novembre del 22 ancora, grosso modo tra il 22 e il 23, è stato restaurato internamente per fare il flagship store di Trussardi da dei designer, dei creativi, molto creativi, perché hanno attuato una politica di riuso di qualunque tipo di materiale e sia Casa Trussardi lo si vede perfettamente appunto dal levriero, perché è un logo assolutamente
conosciuto oltretutto. E la parte posteriore, appunto, di questo palazzo ha un dehors che secondo me rovina la piazza, ma questa è una questione mia personale. Io odio i dehors in assoluto perché ingombrano e snaturano quelle che erano le piazze di una volta, in cui però c'è un ristorante, un bar a 8 stelle, 17 stelle, tutte queste cose grandiose che appunto poi si può sorridere anche. Comunque la contrada di Santa Margherita finiva qui. Dove c'è oggi il teatro dei Filodrammatici, in realtà c'era, indovinate cosa? Una chiesa, un convento, che era la chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Scala, che venne trasformata appunto nel 1796-98 nel teatro dei Filodrammatici. Invece, sull'area che qui è indicata come Santa Maria della Scala, si vede poco poco, in realtà, no, sì, si vede questa sì, perché questa è Cosme Damiano, sull'area indicata come Santa Maria della Scala inizialmente era stato costruito, dopo che le case dei Torriani erano state abbattute nel 1311, era stata costruita una cappella dedicata a Santa Veronica. Nel 1381 Regina della Scala, moglie pazientissima e fedele di un fedifrago che si chiamava Bernabò Visconti, che però era un grandissimo politico, non dimenticate mai questo aspetto, non era un grand uomo, un sant'uomo men che meno, ma è stato un grandissimo politico, Regina della Scala volle costruire una cappella dedicata ovviamente alla Madonna, e che venne chiamata subito Santa Maria della Scala per ricordare che la fondatrice era Regina della Scala, che veniva da Verona, dalla famiglia dei della Scala. Regina non vide mai terminata questa chiesa perché morì nel 1384 e fu Bernabò che andò avanti a costruire questa chiesa, che voi vedete aveva delle dimensioni notevoli, era recintata, aveva un tutto intorno un muro che proteggeva, diciamo così, il sagrato, in cui c'erano tra l'altro, scusate, facciamo così, vedete che ci sono due porticine di accesso al sagrato di questa chiesa, di cui adesso faccio vedere anche un'altra raffigurazione, rappresentazione. Questa è un'incisione del 1760. Bene, anche qui torre, il ritratto di Milano, prima guida di Milano, ne parla, la descrive, ne parla molto bene, spiega tutti i contrafforti, il campanile ottagonale, le lesene, i rosoni, tutte queste cose qui. Spiega anche cosa c'è dentro, come affreschi, come pale d'altare, eccetera, eccetera. Quindi era una chiesa bella, era una chiesa importante, ma successe qualcosa di tragico a questa chiesa. Allora, questa chiesa, già con Regina della Scala e con Bernabò e i Visconti dopo, aveva avuto uno status particolare. Era considerata cappella regia, cappella ducale meglio, e poi cappella diventata cappella regia con Maria Teresa d'Austria. Lo status di cappella ducale comportava che fosse dipendente direttamente dalla Santa Sede, cioè bypassava l'arcivescovo di Milano, per cui i canonici di questa chiesa avevano molta indipendenza, cosa che non andava troppo bene a Carlo Borromeo. Infatti ci fu sotto Carlo Borromeo un conflitto che ha vinto Carlo Borromeo, comunque, perché ecco, alla fine l'ha vinta lui. Ma la cappella è rimasta di giurisdizione ducale e poi passata all'imperatrice d'Austria. Nel 1776 va a fuoco
il teatro ducale. Erano fatti in legno, niente di più facile che andassero a fuoco. E i nobili di Milano, semplifico un po', i nobili di Milano chiesero all'arciduca, e quindi che si rivolse poi all'imperatrice, di poter costruire un nuovo teatro su un terreno che insomma doveva essere identificato. E Maria Teresa non ebbe grandi difficoltà nell'identificare come luogo in cui costruire questo nuovo teatro quello dove sorgeva la chiesa di Santa Maria della Scala. Era roba sua, dice, va bene. Poi mi hanno detto che le fondamenta sono ammalorate perché c'è dell'acqua che scorre, gliel'avevano detto 2 secoli prima, però se ne è accorta in quel momento lì sostanzialmente, e dà l'assenso perché sia demolita questa chiesa e tutto ciò che c'è dentro sia trasferito altrove. E anche qui coincidenze particolari, i gesuiti che stavano in San Fedele, la compagnia di Gesù viene soppressa, e anche qui la mano di Maria Teresa è stata abbastanza importante, perché non è lei che ha soppresso i gesuiti, non è che un ordine possa essere soppresso da un imperatore, l'ha fatto il Papa, però la spintarella gliel'ha data Maria Teresa. Allora i gesuiti, l'ordine dei gesuiti viene soppresso, la chiesa di San Fedele dei gesuiti è vuota. Cosa facciamo? Trasferiamo tutto ciò che sia possibile dalla chiesa di Santa Maria della Scala alla chiesa di San Fedele, che da quel momento diventa ed è tuttora chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele, non è la chiesa di San Fedele. Allora, è chiaro che hanno qualche remora a buttare via tutto ciò che c'è e salvano alcune opere che sono contenute nella chiesa di Santa Maria della Scala, tra cui questa dolcissima Madonna del Latte, Madonna con Bambino, che faceva parte peraltro di una composizione molto più grande che è raffigurata in questa incisione del 1680. Viene asportata ed è oggi la Madonna cosiddetta dei Torriani, che sta nella cappella delle ballerine della chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele, ok? Quindi c'è ancora, l'abbiamo comunque salvata. Che cosa hanno portato via? Hanno portato via un altro capolavoro della chiesa di Santa Maria della Scala, che era il coro ligneo, costruito nel 1560, non si sa bene da chi, quale sia stato l'artigiano, ci sono delle presunzioni di attribuzione, con tutti i dossali in legno, con degli intarsi di osso, madreperla e cose simili, che sono meravigliosi. Sono stati spostati, ovviamente, sono stati modificati e messi nel coro della chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele. Se riuscite ad andare a fare una visita a San Fedele, poi in realtà ne parleremo ancora, sono meravigliosi, guardate che senso, tra l'altro che belle prospettive, sono tutte raffigurazioni di sono vedute di città, non si sa se sono reali o meno. Comunque anche dietro questo dietro l'altare, sì certo. Bisogna fare la visita. Dobbiamo riandare. Assolutamente sì, ma poi intanto ne parleremo ancora della chiesa di San Fedele, che è una delle chiese che ho nel cuore, insomma. Che cosa ancora viene portato via? Viene portato via una pala d'altare, anche qui, perdonatemi, esagero, meravigliosa, che è la deposizione di tale Simone Peterzano, che nei testi dell'epoca, il cui cognome nei testi dell'epoca è scritto nei modi più assurdi, Peterezzano, Pretezzano, di tutti, che era uno dei più grandi pittori del momento a Milano, quello che aveva la bottega più prestigiosa, dove si pagava, perché gli stage allora si pagavano, non si veniva pagati per farli, e dove andò a bottega per imparare l'arte un tal giovinastro che si chiamava Michelangelo Merisi, perché la sua mamma aveva l'occhio lungo,
e voleva che suo figlio imparasse bene l'arte. Ha pagato, ha firmato un contratto di apprendistato di 4 anni, pagando lei ovviamente, il maestro, perché chi va ad imparare ruba il mestiere. Capite il senso del pagamento da parte degli apprendisti? Simone Petersano era appunto il pittore, uno dei pittori importanti nella Milano dell'epoca, di cui poi si sono spesso perse le tracce, molte opere sono scomparse. Ma questa deposizione, io vi prego di guardarla bene, guardate la meraviglia della posizione di questo Cristo, che è, poi se vogliamo, la posizione del Cristo della Pietà di Michelangelo, con questo braccio che cade all'ingiù, ecco, che poi è stata ripresa. Questa è un'altra delle opere trasferite, e in più nella cripta, quindi altro motivo per tornare nella chiesa, c'è questa statua di un vescovo dormiente, di un altro artista del Cinquecento, poco ricordato, che era questo Agostino Busti, detto il Bambaia, un maestro fantastico della scultura. È suo, per esempio, quel magnifico monumento, perdonate se utilizzo più volte questo termine magnifico, ma che sta nella sala degli Scarlioni del Castello Sforzesco, che è il monumento funebre a Gaston de Foix. Vi prego di andare anche questo a rivederlo, è una meraviglia, avrebbe dovuto essere un'opera gigantesca, infatti non è riuscito a finirla perché nel frattempo sono cambiati i padroni di Milano, diciamo così. Comunque, questa è la storia di Santa Maria della Scala. Bene, allora, al posto di Santa Maria della Scala viene costruito nell'arco di 2 anni, velocissimi, su progetto di Giuseppe Piermarini, l'imperial regio architetto, che tutti nella storia dell'arte, nella storia dell'architettura, osanniamo per le cose che ha fatto, che sono effettivamente belle, dimenticando che per lui ha distrutto la chiesa di Santa Maria della Scala, che lui ha distrutto la chiesa di San Gottardo di fianco al Duomo per attaccarci lo scalone d'onore di Palazzo Ducale o Reale, che dir si voglia. Cioè, ne ha combinate dal punto di vista delle istituzioni, ma a Milano è sempre così. Si deve distruggere per poter andare avanti e poter costruire. Io non mi scandalizzo poi più di tanto, perdonatemi, sarò un po' tonta da questo punto di vista, ma non mi scandalizzo più. Milano deve far così: o distruggi per andare avanti o non vai avanti. Ahimè, abbiamo perso Santa Maria della Scala, abbiamo il Teatro della Scala, meglio, il nuovo Regio Ducal Teatro di Milano, inaugurato il 3 agosto del 1778 con un dramma per musica di Antonio Salieri, che era quello che ai tempi veniva considerato l'antagonista di tal Wolfgang Amadeus Mozart. Lui è dimenticato, Wolfi un po' di meno, giusto? E solo per il film ce lo ricordiamo, probabilmente sì, è vero. Comunque questa è la facciata, la prima facciata disegnata da Piermarini, su cui piovero un sacco di critiche, non fu molto gradita, eppure è questa, ed è rimasta in realtà questa con qualche piccole modifiche. Perché fu criticata? Non piaceva più di tanto, ma sa, cioè anche lì è una questione dei gusti poi all'epoca. Allora, il Teatro alla Scala, che è rimasto esternamente per un po' di tempo, così come noi lo vediamo, e io qua vi ho messo 2 vedute, da un lato e dall'altro, dal lato di via Santa Margherita e dal lato di via che allora si chiamava Corsia del Giardino, oggi si chiama? Giusto la questione dei nomi. Allora, vedete come era fatto? Aveva questo porticato che serviva per far fermare le carrozze, le signore si scendevano senza bagnarsi, eccetera, eccetera. Però davanti alla scala voi vedete che non c'era un grande spazio, c'erano un sacco di palazzi. Bene, allora, il teatro dal punto di vista dell'esterno venne modificato più volte, in particolare nel 1830 venne aggiunta questa palazzina che noi conosciamo, che esiste ancora oggi, come Casino Ricordi,
che è quello che, dove aveva sede appunto la bottega di ricordi, lo stampatore di musica, quello che ha portato in giro per il mondo anche la musica italiana, soprattutto il melodramma italiano, quello che oggi è sede del Museo Teatrale alla Scala. Vedete che comunque la palazzina, la parte in retro, è rimasta esattamente uguale. Questa aggiunta del Casino Ricordi ha comportato una modifica sulla facciata, per cui è stato aggiunto un terrazzino. All'interno del Casino Ricordi oggi c'è il Museo Teatrale alla Scala, altro luogo che io vi invito a visitare, ovviamente, che è un luogo meraviglioso anche per non solo per gli amanti della musica, perché è proprio bello dal punto di vista estetico. E davanti a questo Casino Ricordi, poco tempo fa in realtà, è stata collocata una statua di questo scultore dei primi del Novecento che si chiama Luigi Secchi, dedicata appunto a Giulio Ricordi, una statua che ha avuto anche lei tutte le sue belle traversie, è stata spostata più e più volte e finalmente è arrivata in questo che adesso peraltro si chiama Largo Ghiringhelli. Ok? Una delle modifiche interne più importanti, non sto a raccontarvele tutte perché anche qui dovremmo impiegarci 12 ore per raccontare tutti i cambiamenti che sono stati all'interno della scala. Una delle modifiche più importanti, oltre a quella per esempio di mettere la platea, ricordatevi che a teatro nel Settecento si andava per fare salotto, non si andava a sentire la musica, non ci si sedeva, si mangiava, si giocava a soldi ovviamente, cioè c'erano le bische ed erano gli impresari del teatro che le gestivano, perché sennò non riuscivano a campare. A parte la modifica che ha riguardato la distribuzione dei sei ordini di logge, erano sei, sono diventati poi quattro ordini di palchi e due di gallerie, di cui l'ultima è la Piccionaia, il loggione, quello degli amanti, soprattutto gli amatori scatenati, diciamo così, della lirica. Una delle modifiche più importanti che sono state fatte all'interno del Teatro La Scala, e che mi piace ricordare, perché ha un nome e un cognome quello che ha realizzato questa modifica, ed è l'ingegner Luigi Lorenzo Secchi, che non ha niente da vedere con l'altro Luigi Secchi scultore, che era il conservatore della scala e che ha lavorato, era un ingegnere che ha lavorato tantissimo a Milano, che ha fatto tante opere, in modo particolare era legato alla scala, e lui ha realizzato il ridotto del Teatro alla Scala, che vuol dire il ridotto dei palchi, perché c'è anche un ridotto delle gallerie, che è quel grande salone che c'è alle spalle dei palchi, alle spalle del Palco Reale anche, dove ci si intrattiene a far quattro chiacchiere con questo magnifico lampadario, con tutti i busti dei più importanti compositori o direttori, e ultimamente ne hanno aggiunto anche un ultimo busto che è opera di Igor Mitorai, comunque interessante perché c'è il busto di Toscanini firmato da Wildt, cioè ci sono delle opere d'arte in senso stretto. Questa è una delle modifiche più importanti al Teatro alla Scala. Dopodiché, ha fatto tante altre, ci sono state altre modifiche interne, ma ripeto, non riesco a fermarmi a soffermarmi su tutte queste cose. Dopodiché è venuta la guerra. 1943, agosto 43, gli alleati anglo-americani, per stroncare la resistenza del popolo italiano e soprattutto del popolo milanese, bombardano la nostra città e anche la Scala viene distrutta, viene pesantemente danneggiata, diciamo, non distrutta perché qualcosa è rimasto in piedi. I bombardamenti sono del 12, 13, 14, 15 d'agosto, quei giorni lì, Ferragosto. Alla fine d'agosto avevano già portato via tutte le macerie. Tanto per dirvi qual è stato l'attaccamento dei milanesi alla Scala. Hanno portato via tutte le macerie e cominciato la ricostruzione. Ricostruzione, ovviamente, a me fa venire i brividi una cosa di questo tipo qui, perché per noi il Duomo, la Scala, il Castello sono dei pezzi di cuore, non so come dire, fino ad arrivare all'11 maggio del 46, in cui la Scala viene riaperta e viene chiamato
a dirigere l'Orchestra della Scala, quello che è stato sicuramente il creatore della moderna Orchestra della Scala e della Scala stessa, oltre che della, un educatore della, della moda, del, del popolo che di solito va a, del, del popolo che andava a teatro a sentire le opere, che è Arturo Toscanini, che è ritornato appositamente dal suo esilio dorato in America, perché si era rifiutato di rimanere in Italia, ed è ritornato per dirigere l'11 maggio del 46 al Teatro alla Scala, il primo edificio pubblico ricostruito, voluto, amato in tutti i modi, in modo particolare dal sindaco che era Antonio Greppi, il primo sindaco della, dopo la liberazione, era stato già nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale prima che Milano fosse liberata come sindaco della città. Insomma, un anno dopo la guerra, il teatro è stato ricostruito e Toscanini ha potuto dirigere. Ma come tutte le cose, milanesi ma non solo, anche il Teatro alla Scala non si può fermare. Perché fare teatro oggi, soprattutto fare il teatro, fare la musica che viene fatta alla Scala, penso soprattutto ai melodrammi, all'opera, diciamo così, richiede delle strutture, delle modificazioni tecnologiche, degli spazi diversi, il numero di artisti che vanno sul palco cambia, si modifica, il numero di esecutori, quindi bisogna stare dietro a tutte queste cose qui. Quindi nel 2002 la Scala viene chiusa, viene completamente chiusa, tutta la stagione teatrale viene spostata al Giacimboldi, ve la ricorderete perché è l'altro ieri, no, per noi, e viene affidato il progetto di restauro conservativo, ma anche di ampliamento, a, all'architetto ticinese Mario Botta, che è un personaggio importante, che realizza un progetto di ampliamento che prevede in pratica lo sfondamento del palcoscenico, quindi l'ampliamento del palcoscenico, e la creazione di due strutture nuove che sono un parallelepipedo, che voi vedete esattamente qua dietro, dietro la, il frontone, diciamo, del Teatro alla Scala, che ospita, scusate, la torre scenica. È un edificio che è alto in totale 56 metri, ma 18 metri sono sottoterra, quindi è un parallelepipedo che è rivestito di lastre di botticino, che è arretrato rispetto alla Via Verdi. E poi questa magnifica, mi ripeto oggi, perdonatemi, questa magnifica ellisse che io ho fotografato qui, è fotografata dal primo piano di Piazzale di Palazzo Marino, quindi dall'altezza giusta, diciamo così, questa ellisse anch'essa rivestita in botticino, in cui ovviamente ci sono tutti gli spazi che servono per le nuove rappresentazioni che vengono fatte, anche per il lavoro, pensate ai musicisti, ai ballerini che hanno bisogno di sale prove, di camerini, pensate agli uffici anche che si devono costruire. Cosa ha fatto di intelligente secondo me Mario Botta? Non ha toccato la facciata della Scala, è rimasta tale quale, ha lavorato sul retro, che peraltro era già stato modificato decenni prima per la costruzione, per esempio, di quella che fu la piccola Scala sugli affilo drammatici. Allora, lui non cambia niente, salvaguarda la facciata del palazzo, ma inserisce questi due blocchi chiaramente visibili e riconoscibili, che hanno una loro, come dire, funzione, non solo una loro funzione, ma una loro logica anche dal punto di vista estetico. Ma non basta. Neanche vent'anni dopo la Scala ha dovuto andare avanti ad ampliare. Ci sono stati un sacco di lavori, appunto, tra il 19, avrebbero dovuto finire il 22, hanno finito l'altro ieri, cioè nel 23, per costruire la palazzina di servizio su Via Verdi, che io anch'io, anche in questo caso, ribadisco, trovo bellissima, questa palazzina con le finestre quadrate, che è collegata
con il parallelepipedo già esistente, con questa passerella trasparente, e anche questa, secondo me, è una genialata, dal punto di vista anche estetico. È vero che mettiamo insieme un palazzo neoclassico e un'architettura ipermoderna, ma stanno così male? Io lo domando, a me non sembra, cioè mi sembra che sia nonostante tutto appunto rispettoso. Non so come meglio potevano fare. E infatti anche io mi domando se si poteva far di meglio, cioè fare un qualcosa di simile alla vecchia Scala sarebbe stato secondo me peggio. Comunque, adesso torniamo in Piazza della Scala. Io credo di averlo già accennato la volta scorsa, che la Piazza della Scala era una piazza stretta e che, nel senso che era una piazza che aveva degli edifici che praticamente toccavano la facciata, ma la si vede benissimo anche da questo quadro di Angelo Inganni che è proprio esposto al Museo Teatrale della Scala. Voi vedete come sono vicine le case alla facciata, queste case alla facciata della Scala. Bene, nel 1858, quindi poco prima di dover fare i bagagli ed andare via, gli austro-ungarici cominciano a modificare l'assetto della Piazza della Scala e comincia la demolizione di questi edifici che stanno esattamente di fronte al teatro alla Scala. Quindi oggi la Piazza della Scala ha un assetto particolare, nel senso che è una grande piazza oggi, vuota, con dei confini che sono ben chiaramente delimitati. La Piazza della Scala è opera per gran parte, almeno dal punto di vista dell'architettura, opera di un tal architetto Luca Beltrami, che tutti quanti ricorderete anche per le questioni legate al restauro, alla salvaguardia per esempio del Castello Sforzesco, ma è stato una potenza dal punto di vista del cambiamento urbanistico architettonico della città di Milano. Anche la fontanella, oltre agli edifici che stanno intorno alla Piazza della Scala, pare che sia appunto di Luca Beltrami. Tanto che Giuseppe Rovani, che era un simpaticone, un influencer dell'epoca molto pungente, arrivò ad affermare che nulla viene la piazza se non di Luca Beltrami. Allora, ha ragione fino a un certo punto, ma il fatto che anche la fontanella, l'unica fontanella della piazza, sia di Beltrami è interessante. Anche i giardini sono, il giardinetto pare che l'abbia disegnato lui. Cosa c'è? Allora, la prima opera di Beltrami su Piazza della Scala è il restauro, di cui abbiamo già parlato anche la volta scorsa, del palazzo di Palazzo Marino. La facciata di Palazzo Marino su Piazza della Scala era orrenda, era un obbrobrio dal punto di vista architettonico, e lui che cosa fa? Ricopia la facciata di Palazzo Marino su Piazza San Fedele e la riporta anche su Piazza della Scala. Anche di Palazzo Marino oggi non vi parlo, no, ma vi racconterò tante belle cose quando parleremo di Piazza San Fedele. Ricordatevi solo che l'accesso principale di Palazzo Marino non era questo, non era neanche quello su San Fedele, ma era quello su questa contrada, su questa viuzza che si chiamava Contrada del Marino, dove c'è ancora il portone di accesso al cortile d'onore, sempre chiuso, salvo quando ci sono i presepi, perché da lì Tommaso Marino voleva costruire una strada che lo portava direttamente al Duomo, anzi alla porta nord del Duomo di Milano. E lì Tommaso Marino, purtroppo, tra le tante sfortune, ebbe anche quella di incocciare in Carlo Borromeo, che fece chiudere la porta nord del Duomo di Milano per evitare che i mercanti attraversassero il Duomo venendo dal Verziere per perdere meno tempo. In più
sempre il povero Tommaso Marino sfortunato, ma era andato a cercarsele perché ne ha fatte di cotte e di crude, ha poi avuto la sventura di trovare sulla sua strada il progetto della galleria Vittorio Emanuele, che ha stroncato le sue velleità di se fosse stato ancora vivo, ovviamente sto scherzando, ma lo dico perché è interessante anche qui dal punto di vista storico. Allora, seconda opera di Luca Beltrami su Piazza della Scala è il Palazzo della Banca Commerciale Italiana. Palazzo della Banca Commerciale Italiana, importantissimo anche oggi. La Banca Commerciale Italiana era una banca in realtà messa in piedi da istituti tedeschi, austriaci e svizzeri, quindi nulla di italiano all'inizio, che poi era diventata italiana e era stata fondata per dare soldi, credito, ai grandi gruppi industriali. Aveva bisogno di un palazzo di rappresentanza, di un palazzo che fin dalla facciata desse l'idea di qualcosa di solido, di bello, di forte, di elegante. C'è sempre un elemento simbolico nell'architettura. E quindi Beltrami costruisce questo palazzo che è grandioso anche lui, con le sue colonne, con la sua altezza, con i marmi che utilizza per la facciata. Anche in questo caso, però, ne fanno le spese, o meglio, ne fa le spese una chiesa, è ovvio, perché lì, alle spalle di quella che oggi è Piazza della Scala, c'era la chiesa di San Giovanni Decollato, alle case rotte, erano sempre le case editoriali, le case rotte. C'era questa chiesa e la Banca Commerciale Italiana pian pianino compra i palazzi che ci sono lì, tratta col comune di Milano demolire la chiesa di San Giovanni alle case rotte, San Giovanni Decollato, che peraltro chiesa più non era, perché già da tempo era stata sconsacrata ed era utilizzata dal comune di Milano come archivio. Quindi, altra chiesa, non le conto più io, le contate voi per favore, altra chiesa demolita, ok? Era una chiesa, anche qui, ovviamente, oltre che sconsacrata, svuotata di quelle che erano le opere d'arte legate al culto, che viene demolita all'inizio del Novecento. Alcune parti di questa chiesa si sono salvate in modo molto fortunoso e oggi, grazie all'architetto Paolo Mezzanotte, sono collocate sulla parte esterna, sul lato insomma, della chiesa di Santa Maria Segreta in via Ariosto, altra chiesa costruita in piazza Tommaseo via Ariosto, perché la vera Santa Maria Segreta era stata demolita, ripeto, ma le chiese che demolite a Milano non si contano. Bene, Palazzo della Banca Commerciale Italiana, bello, pomposo, imponente, dobbiamo dare l'idea che noi siamo una banca solida, ma dobbiamo anche dare l'idea di qualcosa di elegante, di bello. E Beltrami da questo punto di vista fu un genio, perché all'interno della Banca Commerciale Italiana ha fatto delle cose pregevolissime. Anche qui consiglio di fare una visita, perché oggi e noi siamo anche fortunati, perché la Banca Commerciale Italiana, che poi è diventata Intesa San Paolo, oggi non so più neanche come si chiama, che cos'è oggi? È la sede di un museo, uno dei tanti meravigliosi musei che noi abbiamo a Milano, è la sede delle Gallerie d'Italia e noi per questo possiamo vedere le cose meravigliose che ha fatto Beltrami. Questo, il salone d'ingresso, è un salone stupendo, ampio, luminoso, con queste decorazioni, con questi velari che fanno passare la luce. Questa è la scala che porta agli uffici di direzione, guardate i dettagli dei ferri battuti, questo è il salone. Come si fa a non entrare
in questo io ho una quintalata di fotografie di questo salone per tutte le mostre, tra l'altro una più bella dell'altra, che le Gallerie d'Italia ospitano. La prossima sarà dedicata, mi hanno detto, a Savoldo. E infatti adesso Gallerie d'Italia è chiuso, cioè si entra dall'altra parte e si vede solo una parte della collezione. Ma come si fa a non rimanere incantati davanti a questi decori un po' pomposi? Forse sì, ma guardate che bellezza, con gli orologi, gli sportelli, tutti con queste decorazioni. Quasi quasi le opere d'arte passano in secondo piano per certi versi. Questa no, questa non può passare in secondo piano, perché questo è un Lucio Fontana 1956, concetti spaziali attese, se qualcuno ha qualche decina di migliaia di euro da prestarmi, io faccio una proposta per l'acquisto, perché io la trovo una delle cose geniali in questo caso di Fontana. Ma al di là di tutto, guardate la bellezza, guardate le lampade, guardate le decorazioni, guardate i pavimenti, perché c'è tutta una scelta di materiali che devono essere solidi, ma anche belli. Solido e bello, sempre e comunque. Per cui questi velari, che sono sporchi purtroppo, perché però, ma non è una meraviglia? Tutte le volte che io entro, appunto, guardo, certo che guardo la mostra, ma mi perdo a guardare anche queste cose stupende che, con cui Beltrami ha decorato. Tra l'altro Beltrami ebbe qualche problema anche legato alla sicurezza, se vogliamo, perché la banca doveva avere anche dei cavò, infatti il cavò c'è, è un cavò meraviglioso. Anche in questo caso vi invito a prenotarvi per la visita guidata che fanno i dipendenti, le guide all'interno. C'è oltretutto un'occasione particolare, ultimamente allestita dentro il salone della Banca Commerciale, quindi delle Gallerie d'Italia, una mostra che si intitola proprio Quando lo spazio è arte, in cui ci sono delle fotografie, qui per esempio le prime che vedete in alto a sinistra sono della costruzione del palazzo, ma ci sono anche delle fotografie più recenti, tra l'altro firmate da fotografi grandiosi, tipo Gabriele Basilico, tanto per non far nomi. Quindi anche questa è una bella occasione per andare a vedere. Beltrami cosa ha fatto? Dall'altra parte della piazza, sempre su commissione della Banca Commerciale Italiana, che aveva bisogno di altri spazi, ha costruito un'altra palazzina. L'ha costruita anni dopo, che ha più o meno, è un po' meno pomposa, un po' meno importante. Piazza della Scala 3, che poi nel 1928, una cosa così, è diventata sede della ragioneria del Comune di Milano, ancora oggi è sede della ragioneria, è quella che fa angolo con via Santa Margherita. Bene, in Piazza della Scala in mezzo cosa c'è? La statua di Leonardo. Questa fotografia mi piace molto perché è la Piazza della Scala del 1914, quindi non c'è l'ultimo palazzo di Beltrami, ma c'è il palazzo precedente abbattuto per costruirne uno nuovo, se no non si poteva. Vedete che sono due addirittura qui i palazzi, e è stato fatto uno solo. Allora, qui si vede il monumento a Leonardo e si vede anche l'arco della galleria, che nel frattempo era stato aperto. Vedete com'è vuota la piazza, adesso è un po' più piena. Bene, monumento a Leonardo da Vinci. Scultore Pietro Magni, è stato inaugurato nel 1872, ma il povero Pietro Magni aveva fatto il bozzetto nel 1858. Però nel frattempo, ed era stato inizialmente finanziato dagli austro-ungarici, perché c'erano ancora loro. Peccato che poi è cambiato tutto e lui ha dovuto pietire i soldi, il compenso, ma anche per i materiali ovviamente, per costruire questo monumento a Leonardo da Vinci. Che cos'è il monumento a Leonardo da Vinci? Nella mia fotografia non si vede bene la struttura, e infatti ho preso questa vecchia fotografia che ci fa vedere com'è composto. Ha una struttura piramidale, un grande basamento in basso, poi dei piccoli basamenti più piccoli con quattro statue in marmo, e sul basamento ci sono quattro bassorilievi ancora, e poi più alto ancora c'è questo Leonardo da Vinci, come noi ce lo immaginiamo
un po' falsamente, cioè da solamente da vecchio, perché abbiamo tutti in mente in quel Leonardo lì, ma è stato anche giovane Leonardo da Vinci. Oltre ad aver avuto delle difficoltà per costruire, per realizzare questo monumento, Pietro Magni fu anche molto sbeffeggiato, e sempre il solito influencer di qui sopra, il buon Giuseppe Rovani, quando vide questa statua qui disse: ma qui che skill è un liter in quater, un litro in quattro. Allora il povero Leonardo è diventato un bottiglione, una bottiglia, e i quattro sono diventati i quartini di vino. In realtà è un monumento che deve celebrare il rinnovatore delle arti e delle scienze, che è stato Leonardo, che ha lavorato a Milano per molto tempo sotto Ludovico il Moro prima, poi è scappato quando sono arrivati i francesi, poi è ritornato a Milano e quindi ha avuto due lunghi soggiorni, e poi è emigrato in Francia, dove è stato stipendiato dal re di Francia, e dove poi è morto. Nel basamento sotto la statua ci sono quattro bassorilievi che raffigurano le attività molteplici di Leonardo da Vinci. Non mi soffermo molto, sono anche molto malconci. Per esempio ce n'è uno, questo qua, che non è che ho sbagliato a fare la fotografia, vedete che è proprio rovinato. Ok? Allora, comunque si celebra la capacità di Leonardo di essere idraulico, scultore, pittore, idraulico nel senso non quello che aggiusta i tubi, che sistema i canali navigabili, che si occupa delle fortificazioni. La cosa buffa che mi ha sempre molto colpito è che si ricorda Leonardo come costruttore delle fortificazioni, ma le fortificazioni non erano quelle milanesi, ma erano quelle del Duca Valentino in Romagna, quindi non ha molto senso, però è stato fatto così. I quattro allievi, volevo soffermarmi un po' sui quattro allievi. In realtà dire allievi è un po' una forzatura. Allora, i quattro soggetti che sono rappresentati, di ognuno dei quali vi presento un'opera che è esposta in uno dei musei di Milano, così anche qui avete un altro spunto per andare a vedere i diversi musei. Allora, il primo è Giovanni Antonio Boltraffio, un pittore che in realtà è stato più che un allievo, un collaboratore, perché era già grande ed era già formato, che ha lavorato e di cui noi abbiamo esposta al Museo Pol di Pezzoli questa magnifica Madonna con Bambino. Secondo allievo, anche qui allievo, si chiama Cesare da Sesto, un altro pittore sicuramente ha subito l'influsso di Leonardo dal punto di vista stilistico. Guardate il paesaggio dietro, guardate, a parte che questa è proprio una copia di un dipinto di Leonardo, ovviamente, questa Madonna col Bambino e l'agnello, ma guardate appunto lo sfumato, quello che si chiama sfumato leonardesco. Guardate la posizione dei corpi, che è un'altra delle caratteristiche particolari, delle innovazioni anche di Leonardo. Questa opera è anche lei al Pol di Pezzoli. Cesare da Sesto appunto è stato un artista che ha gironzolato molto tra Milano e altre località, però è un pittore importante. Poi c'è Marco Doggiono, che non era da Uggiono, perché Cesare da Sesto non era da Sesto San Giovanni, ma era da Sesto Calende, tanto per anche qui per chiarire. Marco Doggiono pare che non sia affatto nato a Doggiono lui, ma a Milano, come Michelangelo Merisi da Caravaggio, che era nato a Milano, come si è dimostrato ultimamente. Marco Doggiono però proveniva, o la famiglia aveva beni a Oggiono, che è in Brianza. E che cosa vi presento di questo personaggio? Anche in questo caso, allievo? Sembra di no, sembra che in realtà sia stato un collaboratore di Leonardo, cioè era già formato quando è arrivato alla bottega di Leonardo, perché Leonardo aveva una bottega, era un grande imprenditore e di molte opere, ahimè, lui ha messo solo una pennellata o ha dato qualche indicazione sulla forma che dovevano prendere i personaggi, per esempio. Non è che ha fatto tutto lui, anzi, non è che fosse molto attivo da questo punto di vista.
Vi presento questa Madonna del latte o Madonna col bambino perché ha una storia interessante. Era stata, era nella collezione di Federico Borromeo, collezione che venne donata nel 1618 per costituire la Pinacoteca Ambrosiana. Una cinquantina, 50-60 anni fa è stata rubata questa Madonna ed è stata ritrovata dal nucleo dei carabinieri che si occupano di recupero dei beni, poco tempo fa è stata restaurata, riesposta all'Ambrosiana, credo che fosse febbraio, e adesso, siccome l'anno prossimo è un qualche anniversario della vita di Marco d'Oggiono, è stata esposta anche in una mostra ad hoc nel comune di Oggiono. Quindi è una, tra anche questo vedete comunque l'influenza di Leonardo sui colori, sul paesaggio, anche se non è stato allievo in senso stretto, perché sapeva già fare di suo, è comunque, ha subito l'influenza. Ma l'opera che io adoro di Marco d'Oggiono è invece in Pinacoteca di Brera ed è questa pala dei tre arcangeli che io trovo bellissima, con questo angelo diavolo che viene buttato all'inferno dall'arcangelo Michele. Scusate, è di una bellezza infinita ed è veramente da andare a vedere. Ultimo allievo, e anche qui c'è da raccontare qualche particolarità: Andrea Salaino non esiste, non è mai esistito, è stato un errore di sbaglio di pare di Pietro Morigia, che pure era un noto studioso della storia milanese, che ha sbagliato a definire questo Salai di cui Leonardo peraltro parla. Salai, che è il Saladino, che è il diavolo, ok? In realtà Andrea Salaino, che appunto non esiste, si chiamava Gian Giacomo Caprotti. Ed è stato, ed è documentato in un taccuino di Leonardo, che questo ragazzino di 10 anni è entrato in bottega da lui e ha cominciato da subito a fare danni, perché ha rubato a Marco d'Oggiono, a Marco, aveva rubato uno strumento per dipingere, per cui era un ragazzino, diciamo, vivace e un po' difficilotto. Con cui poi si racconta che Leonardo, vabbè, avesse altre questioni in ballo, ma anche qui non mi interessa poco. C'è ben poco di noto e di firmato di questo Gian Giacomo Caprotti, che peraltro è l'unico tra gli allievi di Leonardo che è andato con lui, scusate, che l'ha accompagnato in qualche modo in Francia, non fermandosi, però, perché continuava a girare. L'unico che è andato con lui, con Leonardo, in Francia e che è rimasto con lui fino alla morte, è l'unico che non è presente nel monumento di Leonardo da Vinci, che era Francesco Melzi, che era quello a cui Leonardo ha invece lasciato in eredità tutti i suoi manoscritti e tutte le opere che aveva ad Amboise. L'unico, e manca. Forse questo tra l'altro è uno dei motivi per cui Pietro Magni venne criticato. Ma come, manca il più importante, che è quello che ci ha... Forse anche lì, lo diciamo col senno di poi, ma forse all'epoca, nel 1872, non si sapeva neanche l'importanza di Francesco Melzi, perché è lui che, avendo ereditato tutti i manoscritti di Leonardo, avendoli portati dopo la morte di Leonardo a Vapio d'Adda, dove aveva una villa, si è messo a lavorarci e probabilmente su incarico, diciamo, pre-morte ovviamente di Leonardo, ha scritto il Trattato della pittura, che non è di Leonardo, è un copia e incolla, non so come dire, una risistemazione degli appunti di Leonardo fatta da Francesco Melzi. Il codice atlantico è merito suo, se ce l'abbiamo, ma è merito, demerito dei figli di Francesco Melzi, che invece l'hanno venduto, disperso, ed è demerito ancora di più di Pompeo Leoni, che si è messo a tagliuzzare, ad incollare i fogli, gli appunti di Leonardo, per fare delle cose che non erano certo di Leonardo. Quindi noi i materiali che abbiamo sono molto inficiati dal lavoro di altre persone.
i materiali, scusate, di Leonardo ovviamente, sono molto inficiati dal lavoro di altre persone. L'unica opera che sembra certa di Gian Giacomo Caprotti, detto Salai, cioè demonietto, diavoletto, insomma, in modo anche affettuoso, ovviamente, l'unica opera certa è questa testa di Cristo Redentore che sta alla Pinacoteca Ambrosiana, nella sala dei Leonardeschi, cioè nella sala che era un tempo l'oratorio della Sacra Corona, dove c'è di fronte praticamente al musico, l'unico ritratto di l'unico dipinto di Leonardo che noi abbiamo qui a Milano, su tela ovviamente, non dipinti su muro, è questa testa di Redentore che è stata trovata per caso da un signore che si chiama Bernardo Caprotti, che è il signore Esselunga, che pare l'abbia ritrovata a New York un po' per caso, l'ha pagata 4 lire e poi ha scoperto che era di questo suo antenato e l'ha donata. C'è stato un documentario. Certo, e l'ha donata alla Pinacoteca Ambrosiana, quindi questa è l'unica opera certa. Chiudo velocissimamente con un aspetto importante però, interessante secondo me. Piazza della Scala. In Piazza della Scala finisce la galleria Vittorio Emanuele, costruita su progetto dell'architetto Giuseppe Mengoni tra il 65 e il 77. Non la vide completamente terminata perché cascò giù dalle impalcature e morì. Ok. Un genio. Perché? Allora, in questa prima fotografia, quella sulla sinistra, voi vedete come è fatta la galleria, cioè da Piazza del Duomo arriva in Piazza della Scala, ma sarebbe arrivata di sghimbescio, di sbieco, sulla Piazza della Scala. Mengoni che cosa fa? Inventa un arco invece che è perfettamente a filo dei palazzi già esistenti. Guardate che è geniale questa cosa qui. E proprio per mascherare questa uscita scorretta, non so come dire, esteticamente anche sbagliata, e inventa, vedete anche in questo caso nella mia fotografia, sì, che è storta la galleria rispetto all'arco, che cosa fa? Inventa un'arcata che è meravigliosa come genialità. Vedete che fa questo arco, per cui questa è l'uscita, no? Questa qua è l'uscita della galleria, che lui maschera con questo arco in cui inserisce un altro piccolo arco, quello dove adesso c'è, si sale per andare al mondo di Leonardo. Guardate che è una genialata dal punto di vista anche estetico, una cosa stupenda come pensiero, perché non si poteva arrivare in Piazza della Scala in modo storto, dovevamo arrivare diritti. Questo è il particolare che forse non si nota e che secondo me è veramente un elemento invece assolutamente importante. Con questo finiamo la nostra galoppata verso Piazza della Scala e in Piazza della Scala. Mi rendo conto di aver corso e di aver detto meno delle cose che mi ero scritta e che volevo dirvi, però spero anche in questo caso di avervi incuriosito, di avervi come dire, stimolato ad andare in giro per Milano con un occhio diverso, con un po' più di curiosità. Questo è quanto. Grazie a voi.